Buongiorno a tutti, sono Laura Chiodini e sono la responsabile dell'ufficio formazione di IFEL. Vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento organizzato dalla scuola IFEL in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'oggetto dell'incontro di oggi è la direttiva del ministro Zangrillo dello scorso 24 marzo, documento che declina i principi e gli obiettivi della formazione quale leva strategica per il rinnovamento delle amministrazioni pubbliche, soprattutto in un contesto quale quello attuale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché se, come è vero, il successo del PNRR passa anche dalla capacità amministrativa degli enti comunali, una delle sfide che ci si trova ad affrontare è quello di tornare a investire sulla formazione. Vi do alcuni numeri. Secondo le elaborazioni di IFEL sul conto annuale IGOP-MEF, la spesa per la formazione del personale comunale si è fortemente contratta negli ultimi 10-15 anni, soprattutto a causa dei vincoli normativi imposti a partire dal 2011. Se nel periodo 2007-2010 la spesa per la formazione pro capite dei dipendenti comunali si attestava a 89 euro, tra il 2017 e il 2020 questo valore è sceso a 50 euro per unità di personale. Nel 2021, a seguito della rimozione dei vincoli posti dalla normativa, si è assistito ad una ripresa delle spese per il personale e si sono attestate su 68 euro per unità di personale, valore in crescita rispetto al triennio precedente, ma tuttavia ancora fortemente distante dal periodo pre-2011. A questi dati sulla riduzione della spesa per la formazione del personale comunale si aggiunga che dai 7.700 enti comunali che hanno partecipato alla rilevazione del conto annuale per l'anno 2021, l'83,9% dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, non ha previsto un piano formativo interno. Nella restante percentuale, il 12,7% dei comuni ha predisposto un piano formativo annuale e il 3,4% delle realtà comunali un piano formativo pluriennale. Tuttavia, dopo anni di blocco del turnover, di spese per la formazione, si assiste ad un cambio di rotta. Sono previsti nuovi ingressi nelle amministrazioni comunali e nuove risorse per la formazione del personale. Il rilancio del personale è dunque uno snodo cruciale per la transizione amministrativa, che è anche un elemento imprescindibile collegato agli obiettivi di crescita economica e di benessere collettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale contesto si inserisce anche la direttiva del Ministro che leggo. Dice nelle premesse: la valorizzazione del capitale umano passa attraverso il riconoscimento della centralità della leva della formazione, che deve avere un valore per le persone e per le amministrazioni. Partirei da qui per dare il via all'incontro di oggi, che vuole essere un'occasione, un momento di confronto tra i livelli istituzionali, tra chi nelle amministrazioni opera, tra chi nelle amministrazioni si occupa di formazione, per confrontarsi e discutere su queste nuove opportunità e sugli impatti che la direttiva e la centralità della formazione potrà avere negli anni a venire. Ringrazio fin da subito i relatori dell'incontro di oggi, che sono il dottor Sauro Angeletti, direttore generale del Dipartimento Funzione Pubblica, al quale lascerò la parola per dare evidenza dei principali aspetti della direttiva. Il dottor Roberto Moriondo, direttore generale del Comune di Novara. La dottoressa Annarita Settesoldi, direttore delle risorse umane del Comune di Firenze. E la dottoressa Elena Gamberini, direttore dell'Unione Reno Galleria e vicepresidente Andigel. Ricordo a tutti i nostri partecipanti che avete a disposizione una chat nella quale potete porre domande, osservazioni, che potranno essere anche alle quali si potrà dare risposta anche nel corso, al termine dell'evento, o potranno essere oggetto di FAQ successive. Per qualunque cosa, io vi auguro un buon lavoro. E lascio subito la parola al dottor Sauro Angeletti. Oggi siamo tanti, perciò auguro a tutti veramente un buon lavoro.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno e bentrovati in questo webinar di approfondimento, diciamo così, o di confronto o di confronto sui temi della formazione delle amministrazioni pubbliche. Io condivido delle slide che ho preparato per introdurre, diciamo, il tema e per sviluppare con voi delle considerazioni di carattere generale. Allora, preliminarmente devo però ringraziare l'IFEL per questa opportunità, perché diciamo, la ripartenza sui temi della formazione e lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche passa e richiede anche un'attività di comunicazione e di diffusione, non, guardate, di quello che noi abbiamo pensato a livello centrale per tutte le amministrazioni pubbliche, perché abbiamo avviato, diciamo, un percorso di confronto con gli atti di indirizzo che abbiamo emanato, che il ministro Zangrillo ha emanato, un percorso che ci porterà da qua al 2026 all'attuazione dei target sulla formazione in materia di formazione del PNRR a lavorare continuamente insieme per trovare un percorso personalizzato ma generale di sviluppo delle competenze in tutte le amministrazioni pubbliche. Quindi grazie all'IFEL per aver organizzato questo incontro di approfondimento, ma grazie anche all'IFEL per il lavoro che fa sulla formazione del personale pubblico con riferimento a quello degli enti locali e per il lavoro di analisi che fa, perché uno dei temi, diciamo, da mettere subito sul tavolo è che parliamo tanto di formazione, ma di quello che accade sulla formazione in tutte le amministrazioni pubbliche sappiamo ancora poco. Ecco, sul mondo degli enti locali sappiamo tanto grazie al lavoro e grazie al rapporto che fa l'IFEL. Io parto da considerazioni di carattere generale per inquadrare, diciamo, il contesto di riferimento delle nostre iniziative e per condividere con voi le riflessioni che ci hanno portato a mettere in campo, diciamo, le iniziative che abbiamo promosso in questa fase, in particolare la piattaforma Syllabus e secondo poi, diciamo, l'atto di indirizzo del ministro Zangrillo sulla formazione e sullo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche. Parlerò dei temi della formazione e dello sviluppo del capitale umano in maniera generale, e quindi c'è il rischio che io faccia di tutta erba un fascio. Non voglio fare questo, ma per semplicità farò delle semplificazioni. Parlerò delle cose che non vanno, ma come, diciamo, per tracciare degli obiettivi di sviluppo comuni, non per puntare il dito sui fallimenti e non per criticare quello che non è stato fatto. Parlerò della debolezza degli ultimi 10-15 anni delle politiche di formazione e sviluppo del capitale umano in tante amministrazioni pubbliche. Vedete la prima slide in maniera molto incoraggiante, comincia con il fallimento delle politiche di formazione, non ignorando però che vi sono stati e vi sono tanti casi di eccellenza, tante amministrazioni a livello centrale, soprattutto locale, hanno mantenuto alta, diciamo, l'attenzione sulla priorità strategica dello sviluppo del capitale umano che lo siamo dimenticati, è un po', per un po' di tempo, è l'asset fondamentale delle nostre amministrazioni. Prima considerazione, perché possiamo dire che veniamo da un fallimento delle politiche di formazione del personale pubblico? Perché abbiamo continuato a formare i nostri colleghi, i nostri collaboratori, i dati della dottoressa Chiodini riferiti al mondo degli enti locali sono emblematici e paradigmatici, però dalla formazione purtroppo in generale fatta poca e fatta male, dalla formazione ci aspettiamo e ci saremmo aspettati uno slancio superiore, quindi non intervenire come strumento, diciamo, di aggiornamento professionale o di acculturamento. Quello che ci aspettiamo dalla formazione e quello su cui stiamo lavorando è una politica che sia capace di contrastare efficacemente l'obsolescenza delle competenze di chi lavora nelle amministrazioni pubbliche e una formazione che sia adeguata a sostenere i processi di cambiamento e di innovazione delle amministrazioni pubbliche. È questo, diciamo, il principale problema della formazione fatta negli ultimi 10 anni.
La formazione ha fallito perché non è stata capace di supportare le nostre amministrazioni nei processi di trasformazione. E noi vediamo che, nonostante, a dispetto, non nonostante, a dispetto di come ci descrivono, le nostre realtà sono continuamente in evoluzione, le nostre realtà amministrative sono continuamente in trasformazione perché tutti i giorni siamo sfidati, diciamo, a fronteggiare emergenze, fabbisogni sopravvenuti di piccole, medie o grandi dimensioni. L'esempio della pandemia è paradigmatico, ma diciamo così, la pandemia da Covid è stata semplicemente la punta di un iceberg rispetto a sfide, ad emergenze che tutti noi affrontiamo quotidianamente. Ecco, per questo parlo di fallimento. La capacità delle amministrazioni di fronteggiare una sfida presuppone uno sviluppo adeguato di competenze professionali che in passato non c'è stato. Seconda considerazione, ci è voluto il Covid, e mi costa dire questo che sto per dire, ci è voluto il Covid per produrre un elemento positivo di discontinuità, e cioè per riaffermare la centralità del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, cioè riconoscere che le nostre amministrazioni si sostengono sulle nostre capacità e che quindi il fattore principale, l'asset principale delle nostre amministrazioni sono le persone che popolano le amministrazioni e il capitale umano che queste persone esprimono. Non è un discorso autoconsolatorio, non ce lo stiamo dicendo per tirarci su, lo stiamo dicendo perché è una verità, diciamo, che per le aziende private è scolpita nelle tavole della legge ed è una verità che però in tante nostre amministrazioni è andata un po' perduta. E quindi il Covid ha messo al centro, diciamo, dell'attenzione come sono le persone che poi risolvono i problemi delle amministrazioni pubbliche. Non ce lo dimentichiamo. E per questo, diciamo, è stato definitivamente chiaro, spero, che a molti problemi delle amministrazioni pubbliche si risolvono con alcune norme, ma anche le norme, per essere implementate, hanno bisogno di conoscenze e di competenze. Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza fa della formazione un elemento centrale, ne parla in maniera, mi verrebbe da dire, roboante, non retorica. Dice che il capitale umano delle amministrazioni pubbliche è l'asset fondamentale per migliorare la performance delle nostre amministrazioni e per far sì che l'amministrazione pubblica sia realmente un fattore centrale del nostro sistema e della nostra economia. E nel enfatizzare questo discorso, nel proporre, diciamo, il tema della formazione e dello sviluppo delle competenze, lo fa in maniera specifica e puntuale. Noi parliamo di PNRR, sempre parlando di euro, e questo è importante che ci siano delle risorse finanziarie da investire, ma l'aspetto più rilevante per noi che operiamo nelle amministrazioni pubbliche e per noi che siamo un po' gli addetti ai lavori in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane, l'aspetto più rilevante del PNRR è la sferzata, direi, metodologica in termini di priorità che ci dà il piano rispetto agli obiettivi da perseguire nello sviluppo del capitale umano. Il PNRR non parla di formazione a pioggia, di formazione standardizzata, di formazione uguale per tutti, ma parla di formazione articolata e da declinare per i diversi target di riferimento, per le diverse tipologie di amministrazioni, ma anche per le diverse famiglie professionali che lavorano nelle amministrazioni pubbliche. Una formazione altamente qualificata e certificata all'interno di un sistema di accreditamento. Una formazione che soprattutto sia erogata a partire dalla rilevazione dei gap di competenze. Quindi una formazione che va gap di competenze, scusate, individuali ed organizzative. Una formazione quindi che va a colmare il deficit di competenza, non va a rafforzare che è già forti su alcuni ambiti tematici. Infine, ma non per ultimo, questo per noi è uno dei temi più importanti, una formazione che sia strategicamente orientata su tematiche specifiche e professionalizzanti nelle singole amministrazioni, ma anche su aspetti comuni e trasversali, quali sono le competenze, ad esempio, digitali, ma non solo.
Quindi molte sono le novità del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza sui temi della formazione. Non un'operazione verticistica, ma il riconoscimento, diciamo, di un percorso che muove anche dal ruolo proattivo che i dipendenti pubblici devono svolgere e devono assumere per sostenere il processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche. E poi, non ultimo, l'attribuzione alla formazione di una duplice valenza. Qual è la formazione, che crea valore? È quella che conferisce un valore aggiunto alle persone, ma anche all'amministrazione pubblica. Quindi, per le persone, la formazione è un diritto-dovere, un'attività equiparata a tutti gli effetti a quella lavorativa, per le amministrazioni pubbliche un investimento organizzativo necessario. È importante, diciamo, focalizzare l'attenzione su questa valenza della formazione, perché da un lato può non sembrare particolarmente innovativa. Principi di questo genere erano già stati codificati ed infatti sono ancora attuali, perché solo parzialmente attuati. Principi di questo tipo, dicevo, erano stati già codificati nella direttiva sulla formazione del 2001, emanata dall'allora ministro per la pubblica amministrazione Frattini. Leggere oggi a 20 anni di distanza questi principi, però, diciamo, questi evocano una portata innovativa e strategica particolarmente rilevanti, ma allo stesso tempo evidenziano la necessità di un'attività organizzativa molto importante che le amministrazioni pubbliche devono mettere in campo, perché parlare della formazione come un diritto-dovere e un'attività equiparata in tutto e per tutto a quella lavorativa è un principio fondamentale. Il secondo passaggio è però l'investimento che ciascuna amministrazione deve realizzare per rendere questa formazione, per rendere questo diritto esigibile e quindi per passare dalla teoria alla pratica, riconoscendo effettivamente alla formazione un valore equiparato al lavoro, perché il principio oggi è chi si forma sta lavorando, chi si forma non distoglie, diciamo, la sua capacità produttiva al lavoro quotidiano dei nostri comuni, delle nostre amministrazioni centrali e così via. Chi si forma lo fa per migliorare la propria professionalità e per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Molte novità quindi sono quelle del PNRR, metodologiche, finanziarie, in termini di obiettivi strategici e così via. Il PNRR, come tutti noi sappiamo, fissa anche un target, diciamo, di formazione dei dipendenti pubblici, almeno 750.000 coinvolti, di cui almeno il 70% formati, e la direttiva di cui adesso farò qualche cenno, emanata dal ministro Zangrillo, da questo punto di vista focalizza l'attenzione di tutte le amministrazioni pubbliche, non per scaricare una volta si sarebbe detto la patata bollente. Il target di formazione dipendenti del PNRR è una responsabilità collettiva di tutte le amministrazioni pubbliche. Noi potremmo mettere in pista la miglior offerta possibile, la miglior piattaforma possibile, ma diciamo, lo stimolo, la indicazione e l'incoraggiamento a formarsi deve venire a tutti i dipendenti da parte di ciascuna amministrazione. Serve una rinnovata sinergia tra attori istituzionali e del mondo della formazione privata. Per questo è importante, diciamo, stringere nuovamente le maglie di rapporti istituzionali con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che peraltro si sta aprendo con poli territoriali, regionali, anche alla formazione del mondo degli enti locali, con IFEL, con ANCI, con altri soggetti istituzionali, ad esempio il Formez. Insomma, una grande operazione di ripartenza sulla formazione che richiede una grande coalizione, un hub interistituzionale in cui ciascun soggetto giochi la sua parte. Perché ce la dovremmo fare in questa volta? Beh, intanto per tutta l'attenzione che abbiamo posto su questo tema. Secondo poi, perché è inaccettabile che
Di formazione se ne faccia così poca. Il dato nazionale medio è che nel 2020 un dipendente si è formato per 3 ore e 20 minuti, cioè 3 ore e 20 minuti. È imbarazzante parlare di formazione per 3 ore e 20 minuti, per non tacere il fatto che, come documenta anche il rapporto IFEL sulla formazione, recentemente pubblicato, per non parlare del fatto che giocoforza la poca formazione fatta si è concentrata sulla, mi verrebbe un'espressione adesso, sulla, diciamo, competenze per la sopravvivenza. Tutta la formazione serve, tutte le competenze sono fondamentali, quindi è fisiologico che la poca formazione si sia tanto concentrata sulle competenze tecniche, sull'aggiornamento normativo, sulla formazione obbligatoria per la trasparenza, per l'anticorruzione, per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi però vogliamo che si sviluppi in maniera decisa una formazione forte e diffusa su altre tipologie di competenze, sulle competenze digitali, che infatti nel 2020 hanno riguardato solo il 5,7% dei partecipanti ai corsi di formazione. Sulle competenze manageriali o più in generale sulle soft skills. Il dato del 2020 è che questa formazione ha interessato solo il poco più del 2% dei partecipanti ai corsi di formazione. Ecco, tutta la formazione è necessaria, ma con poca formazione su questi temi strategici non andiamo da nessuna parte. Per questo ci sono le condizioni questa volta per farcela, per invertire la tendenza, ma anche per recuperare un rapporto, scusate se sono un po' enfatico su questo punto, un rapporto, diciamo, individuale con i nostri singoli dipendenti e per restituire un senso di appartenenza a chi l'ha perduto, un senso di istituzione, ma anche una motivazione e una maggiore responsabilità nello svolgimento del lavoro quotidiano. Parlare di formazione alle persone significa parlare alle persone, individuare, diciamo, un percorso di crescita nell'amministrazione pubblica, anche a prescindere da quella economica e dell'inquadramento, che è un legittimo obiettivo, una legittima aspirazione di tutti, ma i nostri dipendenti ci chiedono di non essere abbandonati, ci chiedono spesso una mano tesa per avere un aiuto nello sviluppo di conoscenze che non sono al passo con la domanda delle amministrazioni pubbliche. Per questo motivo, già nell'anno scorso, il ministro pro tempore per la pubblica amministrazione ha lanciato un piano strategico, riformare la PA, persone qualificate per qualificare il paese, che si è concentrato prevalentemente sui temi che vi ho un pochino raccontato. Lavorare sul rafforzamento diffuso delle competenze trasversali, a partire da quelle digitali, ma non solo, sostenere lo sviluppo delle conoscenze ai dipendenti anche attraverso la partecipazione a corsi universitari, il progetto PA 110 e Lode, che immagino alcuni di voi conoscano. Anche qua c'è stata una consistente domanda espressa dalle persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche, per cui dopo un anno d'applicazione sono quasi di attuazione, sono quasi 6.000 i dipendenti pubblici che si sono iscritti a corsi di laurea, master, corsi di specializzazione post-universitaria, e molti di questi vengono proprio dal mondo degli enti locali, perché c'è bisogno di un allineamento di conoscenze e di competenze, ma c'è bisogno anche di consolidare le conoscenze con una formazione più lunga, più strutturata, come può essere quella di un master, che peraltro è molto rapidamente monetizzabile anche dalla stessa amministrazione che ne beneficia. E infine abbiamo tentato di mettere in rete i soggetti che operano nel mercato della formazione, nel mondo della formazione, come vi ho detto prima. Poi è intervenuto il PIAO, che dal nostro punto di vista rappresenta. Dal nostro punto di vista, diciamo, del tema di cui stiamo trattando, in generale una semplificazione, diciamo, degli adempimenti in materia di pianificazione. Parlo di adempimenti perché purtroppo in tante amministrazioni, meno in quelle locali, devo dire, la pianificazione è vissuta, come un mero adempimento. Ma sul tema della formazione è importante che il PIAO
diciamo, il piano integrato di attività di organizzazione preveda una sezione dedicata allo sviluppo del capitale umano e che in questa sezione noi troviamo la programmazione di iniziative per la formazione del personale e per lo sviluppo del lavoro agile congiuntamente a quella del reclutamento, perché diciamo questo contenitore ha in questo modo chiarito che le amministrazioni pubbliche si reggono su due gambe fondamentali: il reclutamento di nuove competenze, ma anche il potenziamento delle competenze di chi lavora nelle amministrazioni pubbliche, perché nel mentre reclutiamo, ed è importante che reclutiamo, le nostre amministrazioni si reggono, diciamo, sulle forze, sulle spalle dei dipendenti che lavorano nelle amministrazioni stesse. Quindi il PIAO ci dà una mano da questo punto di vista molto importante dal punto di vista metodologico, perché focalizza l'attenzione delle amministrazioni su obiettivi di formazione che sono integrati nel ciclo della performance. Quindi qua parliamo di formazione che serve per migliorare la performance delle nostre amministrazioni. Basterà un piano per risolvere tutte le nostre difficoltà e vicissitudini? Certo no, ma i piani sono fondamentali, perché la redazione di un piano, anche semplice o semplificato, è un'occasione di riflessione strategica. È importante che nel PIAO ci sia una parte dedicata alla formazione, anche perché molte amministrazioni pubbliche avevano perso l'abitudine di definire piani formativi per 100 motivazioni, tutte legittime e tutte spiegabili. Lo diceva prima la dottoressa Chiodini, poi il dato degli enti locali è paradigmatico ed è emblematico, perché se noi guardiamo il rapporto IFEL, questo ci racconta ad esempio come la rilevazione dei fabbisogni formativi, la strutturazione di un piano della formazione è direttamente proporzionale, cresce in maniera esponenziale rispetto alle caratteristiche dimensionali degli enti locali, anche come pure la presenza di un referente per la formazione. Dicevo, non sarà il PIAO che risolve tutti i problemi, ma col PIAO abbiamo avviato un percorso, diciamo, di riflessione strategica del tema della formazione, e che è stato recentemente rafforzato e completato dalla direttiva Zangrillo, che ha voluto fornire delle indicazioni di carattere strategico sulle priorità della formazione ai tempi del PNRR. È importante, secondo noi, che questa direttiva sia stata emanata oramai quasi poco meno di un mese fa, per due motivi fondamentali. Il primo è perché segna una ripartenza ulteriore dell'attenzione sui temi della formazione e dello sviluppo del capitale umano. Quindi la direttiva Zangrillo non è una direttiva conclusiva, è una direttiva, diciamo, e questo è il secondo motivo di interesse, è una direttiva che torna a colmare un vuoto, perché se noi guardiamo in questa slide gli atti di indirizzo che ci sono stati, a parte la direttiva del ministro Brunetta del 2010, che focalizzava l'attenzione sul tema della formazione, ma poi introduceva la spending review sulla formazione, e noi tutt'oggi scontiamo dei tetti di spesa per la formazione, dicevo, a parte questo, l'ultima direttiva sulla formazione era risalente addirittura a oltre 20 anni fa. Quindi è importante, secondo noi, che ci sia una rinnovata attenzione su questo tema, e che la direttiva Zangrillo assegni degli obiettivi, colmi innanzitutto un vuoto, come vediamo, e assegni degli obiettivi quantitativi alle amministrazioni e anche a livello individuale. Per le amministrazioni si tratta di formare i dipendenti su alcune priorità, e per i dipendenti si tratta di raggiungere almeno 24 ore di formazione anno. Anche qua, molti dipendenti di molte amministrazioni li superano, e noi siamo soddisfatti di questo. L'obiettivo di 3 giornate lavorative l'anno di formazione, il ministro l'ha voluto proprio a partire dai dati, prendendo atto dei dati molto, molto negativi sulla formazione, le 3 ore appunto all'anno nel 2022.
Di che cosa parla la direttiva del ministro sulla formazione? Solo alcuni focus perché voi ne avete contezza e a me in questa fase interessa solo fornire una vista d'insieme per poi dare degli spunti, ma non ce ne hanno bisogno ai colleghi che interverranno per completare questa mia esposizione o per sottolineare l'attenzione su alcuni particolari aspetti. La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione definisce delle indicazioni metodologiche operative per la pianificazione delle attività formative e definisce delle priorità di investimento formativo. Si rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche e soprattutto chiama un po', diciamo, in prima linea quelli che strutturalmente sono i ruoli organizzativi nelle amministrazioni responsabili di queste politiche, e cioè i dirigenti responsabili della gestione delle risorse umane, ma soprattutto tutti i dirigenti. Il nostro ministro, il ministro per la pubblica amministrazione, tutti i giorni, vi assicuro, ci ripete che la competenza distintiva di un dirigente pubblico è quella della gestione delle risorse umane. Lui dice: io le competenze tecniche le do per scontate, il dirigente pubblico deve farsi carico della gestione delle risorse umane, e qui il tema della formazione è assolutamente centrale. Le priorità di investimento sono quelle di cui un po' vi ho parlato, ma in particolare la formazione deve essere una politica intanto che accompagna tutti i dipendenti pubblici, perché anche i neoassunti hanno bisogno di formazione. Noi stiamo, diciamo, accogliendo le nostre amministrazioni, non tantissime, non tanti quanti ne vorremmo, diciamo, dei neoassunti, a volte spesso iperqualificati, ragazzi che già entrano in un'amministrazione pubblica con un dottorato di ricerca, e però anche questi colleghi hanno bisogno di una formazione. E poi c'è l'esigenza di accompagnare tutti i nostri dipendenti nella loro vita professionale con una formazione continua e mirata che, secondo la visione del ministro, ma anche in linea con quella del PNRR, deve riguardare prevalentemente, in prima battuta, le competenze trasversali, cioè competenze comuni e diffuse in tutte le amministrazioni pubbliche, che riguardino la transizione digitale, amministrativa ed ecologica, e poi lo sviluppo delle soft skills, quelle legate come vedete in questa slide, alla leadership, al lavoro in team, alla proattività, capacità di adattamento al cambiamento, capacità comunicative. Anche queste sono competenze trasversali, cioè non pensiamole come competenze del dirigente o del funzionario che coordina delle persone. Sono competenze diffuse di tutti, che devono essere diffuse in tutti i nostri dipendenti pubblici, e sono competenze che in effetti sono state poste al centro, ad esempio, delle nuove politiche di reclutamento. Secondo elemento, diciamo, che mettiamo sul tavolo per ripartire per dare nuovo slancio alle politiche di formazione, oltre al PIAO, e alla direttiva del ministro Zangrillo, è la piattaforma Syllabus. Noi abbiamo lanciato nello scorso mese di marzo, quindi il 23 marzo, contestualmente alla direttiva, la nuova piattaforma Nuove competenze per la pubblica amministrazione. Che cosa vogliamo fare in effetti con questa piattaforma? Allora, direi punto numero uno: non certo abbiamo l'ambizione di risolvere i problemi formativi di tutte le amministrazioni pubbliche, perché la formazione che noi eroghiamo attraverso la piattaforma consente, diciamo, di costruire una infrastruttura di competenza di base che poi va eventualmente arricchita e integrata con l'offerta formativa di altri. Il Dipartimento della Funzione Pubblica non è un soggetto che produce ed eroga formazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica è uno strumento, è un'amministrazione che vuole mettere a disposizione delle altre degli strumenti e delle iniziative per rafforzare le proprie politiche. Per noi è importante la piattaforma Syllabus, perché attraverso una formazione online, attraverso dei MOOC, i dipendenti di tutte le amministrazioni hanno la possibilità di formarsi sulle competenze trasversali cui facevo cenno prima, perché noi riteniamo che le competenze digitali siano competenze trasversali, in quanto devono essere presenti in tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dalla tipologia e a prescindere
dalla natura dell'amministrazione stessa. Quindi competenze digitali, non per specialisti IT, devono essere tipiche del dipendente che lavora nel comune, come quello del ministero, dell'ente di ricerca, come quello dell'università e così via. Quindi mettiamo a disposizione una piattaforma, dei materiali formativi gratis e soprattutto abbiamo l'ambizione di erogare un duplice servizio per i dipendenti attraverso l'impianto della piattaforma che muove da un assessment individuale, da una verifica delle competenze in entrata. Il servizio che noi forniamo è sì la formazione, ma soprattutto la verifica dello stato delle proprie conoscenze. Formarsi e migliorare presuppone conoscere prima come siamo messi. La piattaforma non, e la nostra proposta non è per una formazione indifferenziata uguale per tutti, una formazione a pioggia di contenuti identici per tutti i dipendenti. È una formazione online, customizzata, che va a colmare gli specifici gap formativi dei singoli dipendenti. È quindi fondamentale che si diventi utenti della piattaforma a partire da un test in entrata delle proprie competenze. E questo è uno strumento, diciamo, particolarmente, importante, è una leva strategica per le amministrazioni pubbliche, perché a parte le più virtuose, a parte le tante amministrazioni che hanno fatto, che hanno mantenuto alta in questi anni l'attenzione sulle politiche di gestione delle risorse umane, io sfido la più parte delle amministrazioni pubbliche a dirmi se hanno consapevolezza del livello delle conoscenze dei propri dipendenti. Ecco, la piattaforma Syllabus serve per questo, serve per fare una grande operazione di conoscenza sullo stato delle competenze dei propri dipendenti per poi andare a fare degli investimenti mirati. La piattaforma è online dal 23 marzo, è l'evoluzione di un'iniziativa sperimentale che avevamo avviato già l'anno scorso. Molte amministrazioni, sono più di 3.000, avevano ed hanno già aderito, altre stanno aderendo. Naturalmente per quelle che hanno aderito e tanti sono piccoli comuni, si tratta solo di uno switch tecnologico, non è che si devono rimettere a fare sulla piattaforma la formazione che hanno già fatto. Ecco, la formazione serve e la piattaforma serve per raggiungere degli obiettivi ambiziosi di ripartenza nello sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, e quindi la piattaforma Syllabus va di pari passo con la direttiva del ministro, che infatti ha previsto che entro il 30 giugno 2023 tutte le amministrazioni pubbliche aderiscano e che entro 6 mesi dall'adesione delle amministrazioni e quindi dalla registrazione dei propri dipendenti assicurano il completamento delle attività formative di almeno il 30% dei dipendenti pubblici. Conseguire questo target per noi è molto importante perché significa svoltare, diciamo, segnare una sostanziale ripartenza e integrare, diciamo, i numeri della formazione in termini di formati, in termini di ore di formazione fruite, che come abbiamo visto sono molto molto bassi. Il dipendente consegue diciamo degli obiettivi formativi che sono attestati da un open badge, e questa attestazione, diciamo, serve anche per eventualmente essere valorizzata in percorsi di carriera interni. La direttiva del ministro Zangrillo, diciamo, quindi individua dei target ulteriori per il 2024 e per il 2025. In questa annualità ci siamo concentrati sulle competenze digitali, ma già dal mese di maggio arricchiremo la piattaforma con nuovi significativi contenuti sulle altre competenze trasversali, e quindi metteremo a disposizione di tutte le amministrazioni un primo set di materiali formativi sulla transizione ecologica. Abbiamo realizzato questi contenuti formativi con l'ASVIS e ci sarà un percorso espressamente dedicato agli obiettivi dell'Agenda 2030 per i comuni e per il mondo degli enti locali. Metteremo a disposizione dei materiali formativi sulle novità del nuovo codice dei contratti, percorsi formativi sulla cyber security. Insomma, un catalogo formativo, diciamo, che si arricchisce progressivamente.
Quest'anno ci concentriamo in particolare sulle competenze digitali, ma non solo. E il nostro obiettivo, appunto, è che entro il 31 dicembre di quest'anno almeno il 30% dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche conseguano un obiettivo formativo minimo, che è quello di sviluppare il proprio livello di padronanza superiore rispetto a quello riscontrato nel test iniziale, su un numero almeno attorno al 70% delle competenze che noi indichiamo. Il nostro obiettivo non è portare tutti all'eccellenza, anche se sarebbe auspicabile. Il nostro obiettivo è consolidare le competenze individuali in modo che chi non ha nessuna conoscenza o competenza sul mondo, che ne so, degli open data, dell'utilizzo degli strumenti di collaboration piuttosto che sulla sicurezza informatica, passi almeno ad un livello di conoscenza base. Chi ha un livello di conoscenza base lo migliori almeno in un livello di conoscenza intermedio, e così via. Quindi il nostro obiettivo è consolidare le conoscenze, ma prima di tutto migliorare, diciamo, lo stato delle competenze individuali. Due considerazioni finali, forse mi sono dilungato troppo, ma vi chiedo scusa, ma diciamo, avevo piacere a fornirvi un inquadramento di carattere generale. Due considerazioni finali. Dicevo, punto numero uno, la direttiva del ministro Zangrillo e la piattaforma Syllabus sono degli strumenti, è un investimento iniziale che noi mettiamo sul tavolo per avviare un percorso, diciamo, di innovazione delle politiche di formazione nelle amministrazioni pubbliche. Non lo facciamo da soli, non lo vogliamo fare da soli, lo faremo a partire anche qua da maggio, con un'attività di ascolto e di consultazione dei responsabili delle risorse umane delle amministrazioni centrali e locali. Seconda considerazione, la piattaforma Syllabus è un contributo che noi mettiamo sul tavolo, che comunque non esaurisce il fabbisogno formativo delle amministrazioni pubbliche. Stiamo creando, diciamo, una sinergia di offerta anche con gli altri attori istituzionali per offrire, di cui vi parlavo, per offrire un ventaglio più completo e più esaustivo di opportunità formative. Diciamo anche a livello universitario. È questo un primo contributo, è un passo importante, ed è un contributo affinché le amministrazioni pubbliche possano provare a traguardare l'obiettivo indicato dal ministro delle almeno 24 ore di formazione annue per il dipendente. Le 24 ore non vanno conseguite solo attraverso la piattaforma Syllabus. Si possono conseguire anche attraverso la piattaforma Syllabus, ma le 24 ore sono fatte di tutta la formazione, quindi della formazione che si farà con IFEL, della formazione che voi farete con altri vostri fornitori, della formazione che si farà con altri soggetti istituzionali. Man mano che si arricchiscono di contenuti, lo stesso il traguardo dell'almeno 24 ore potrà essere conseguito con la sola piattaforma Syllabus, ma noi diciamo non lavoriamo perché tutta la formazione passi attraverso questo portale. Vogliamo costruire un grande hub della formazione dei soggetti che erogano la formazione. Vi ringrazio per il paziente ascolto, chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, e sono a vostra disposizione e dei colleghi per il confronto che adesso segue. Grazie. Grazie, dottor Angeletti, grazie a lei per la chiarezza espositiva. Prima di passare la parola però ai colleghi, vorrei da lei forse un ulteriore chiarimento rispetto anche ai quesiti che sono arrivati in chat dai 630 partecipanti, di alcuni dei 630 partecipanti che ci stanno seguendo. Chiedono se l'attivazione della piattaforma Syllabus è obbligatoria per gli enti o è facoltativa e se è legata a qualche misura PNRR. La so, questa l'attivazione della piattaforma Syllabus è legata ad un obiettivo del PNRR, che è quello di arrivare al 2026 formando, facendo partecipare a percorsi formativi almeno 750.000 dipendenti pubblici e formarne in maniera certificata almeno il 70%. Vi devo dire anche che questo obiettivo è prudenziale, tra virgolette, o meglio,
tutti i ministri della pubblica amministrazione, prima il ministro Brunetta, ora il ministro Zangrillo, si pongono l'obiettivo di formarne almeno il triplo, quindi 750.000 è il minimo sindacale, ma la nostra ambizione è di formare tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, non saranno 3 milioni e 2, ma ci arriveremo vicino. Sì, e la seconda domanda è sì, con l'atto di indirizzo che è stato emanato dal ministro per la pubblica amministrazione l'adesione a Syllabus è necessaria per tutte le amministrazioni pubbliche. Anche qua un chiarimento. Capisco, diciamo, che questo sia percepito come un obbligo e il che non è forse sempre elegante, ma è l'espressione di una volontà politica del ministro che individua la formazione come obbligatoria. Non so se mi spiego. L'adesione delle amministrazioni è obbligatoria perché è fondamentale, quindi obbligatorio formare i dipendenti pubblici, cioè noi non possiamo non formare i nostri dipendenti. Il ministro, quando ha letto i nostri dati, soprattutto forte della sua esperienza aziendale, si è messo le mani nei capelli, perché, ripeto, nonostante i tanti casi virtuosi, dire che un dipendente pubblico si forma per 3 ore e 20 minuti l'anno è, diciamo, un dato impresentabile. La ringrazio. Domande continuano ad arrivare, però se lei è d'accordo passerei prima la parola ai colleghi e poi torniamo su alcune domande. Lascio la parola al dottor Roberto Moriondo, direttore generale del Comune di Novara. Lei ha parlato, dottor Angeletti, di ripartenza della formazione, della centralità del capitale umano quale asset principale delle nostre amministrazioni. Partirei da questo punto per il confronto con gli altri relatori, partendo proprio dal dottor Moriondo. Prego, dottor No, Moriondo. no, per prima cosa grazie a IFE per aver organizzato l'evento che vedo molto partecipato. Io ho apprezzato molto la direttiva del ministro personalmente e dopo l'intervento del collega di funzione pubblica mi sono rafforzato ancora di più nel mio giudizio assolutamente positivo di quello che appunto, come il collega ha ribadito, è una ripartenza. Io sono nella pubblica amministrazione dagli anni 90 ed ero rimasto sorpreso, entrando nella pubblica amministrazione, della qualità del piano formativo dell'ente in cui sono entrato, che allora era Regione Piemonte. Era un percorso che non si occupava soltanto della formazione tecnica, ma anche della formazione al ruolo, della comunicazione, di tutti quelli che sono gli aspetti anche sociali all'interno di un'organizzazione complessa. Ho scoperto poi purtroppo che non in tutte le amministrazioni era così, cioè non c'era una strutturale, non c'era una sistemica pianificazione della formazione della pubblica amministrazione, ma dipendeva tutto questo molto anche dalla sensibilità del direttore delle risorse umane, del singolo ente o dell'assessore o comunque dell'amministrazione. Poi purtroppo negli anni abbiamo assistito a un taglio assolutamente incomprensibile di quella che è la spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione. Perché se da un lato noi siamo abituati contabilmente ad averlo sulla spesa corrente, in realtà la formazione è un investimento su qualcosa che giustamente ormai viene riconosciuto come se un capitale umano, per cui pur comprendendo le difficoltà della finanza pubblica, uno degli elementi sui quali ho sempre ritenuto fosse una follia intervenire in quella maniera era proprio il taglio della formazione. Accanto a questo c'è stato anche un percorso nella maniera meno forte possibile, di delegittimazione della qualità del personale della pubblica amministrazione, assolutamente ingiusto e assolutamente inqualificabile. Poi, per fortuna, quando il paese, quando il mondo si è trovato a dover affrontare un dramma come quello della pandemia, ci si è accorti che la pubblica amministrazione, da quella centrale alla ramificazione locale, ai comuni, c'erano tante competenze, c'era tanta disponibilità ad affrontare un problema mai visto e il paese ha retto perché la pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni
retto l'impatto della pandemia, e questo, meno male, ha riportato al centro il riconoscimento della qualità delle persone che la pubblica amministrazione vivono quotidianamente. Su questo, qualche settimana fa, io faccio parte come una collega di Andige, che è l'associazione dei direttori degli enti locali, ho compilato un questionario che è stato sottoposto agli iscritti. E a un certo punto, una delle ultime domande era: qual è l'elemento di maggior difficoltà del tuo lavoro? Io ho scritto la complessità. La domanda successiva era: qual è l'elemento di maggior soddisfazione del tuo lavoro? Io ho messo la complessità, e poi ho specificato: non è un refuso, ne ho sbagliato. Da una parte, la complessità è sicuramente un elemento sul quale noi quotidianamente dobbiamo far fronte, dall'altra è anche un grande, grandissimo motivo di soddisfazione, perché gestire la complessità, essere in grado di gestire la complessità è sicuramente motivo di soddisfazione. Però per gestire la complessità non bastano quelli che sono gli elementi soggettivi, servono anche degli elementi di oggettiva qualificazione professionale, perché se no andiamo incontro a una gestione, diciamo, casuale degli eventi, per cui dobbiamo rafforzare quella che è la struttura, formativa, del personale. Dobbiamo farlo, sia in una logica di rete, sia in una logica sistemica, per cui cioè gli elementi di attenzione che io pongo a tutti, sia orizzontalmente ai colleghi e verticalmente ovviamente al Ministero, al collega direttore del Ministero, al Ministro, è quello che questa operazione deve riuscire, deve raggiungere l'elemento, secondo me, proprio sfidante, che deve essere pervasiva in tutta la pubblica amministrazione, definendo degli standard, magari non di eccellenza, ma degli standard che siano tali per tutti, per cui non tornare appunto agli anni 90, dove la formazione era un elemento sul quale alcune amministrazioni, perché ci credevano, investivano, lo facevano anche molto bene, e altre invece lo ritenevano una spesa, un costo che doveva essere basato sul minimo sindacale. Noi in questo momento stiamo affrontando l'attuazione del PNRR, e uno degli elementi critici che io in questo momento sto rilevando è il comune di Novara. Da David Bonume, comune di Novara, 104.000 abitanti, una spesa corrente intorno ai 100 milioni, un piano delle opere triennale che normalmente si attestava su 40 milioni di euro, che adesso vede in aggiunta 100 milioni di euro di progetti che sono stati finanziati con il PNRR. Immaginate i miei uffici in questo momento in quali condizioni lavorano, dovendo gestire gare e appalti per 100 milioni oltre quello che è l'ordinario, l'ufficio tecnico deve fare progettazioni per 100 milioni di euro oltre quello che è ordinario, tenendo conto che andiamo dalla costruzione di case di edilizia residenziale fino a pisti ciclabili, piuttosto che progetti sociali, scuole, impianti sportivi, eccetera. Allora, l'immissione di personale, che in questo momento ci è consentito, sconta come prima criticità il fatto che le persone che entrano non sono preparate, non sono formate per essere immediatamente utili al raggiungimento di questo grande obiettivo. Secondo, abbiamo perso un pochettino l'attrattività. Ci sono molti meno ragazzi che si iscrivono ai concorsi pubblici, e ce ne sono molti di meno che si presentano poi alle prove concorsuali, e spesso alla prima occasione vanno via. Vuol dire che abbiamo ottenuto un risultato pessimo, che è quello di ritenere la pubblica amministrazione un posto, una seconda scelta, un second best rispetto a quella che può essere una scelta professionale. Su questa cosa dobbiamo lavorare, e anche attraverso, secondo me, la promessa poi mantenuta una volta entrati nella pubblica amministrazione, di avere comunque una formazione continua che operando sul capitale umano lo rafforza e, e, no,
e lo rende anche orgoglioso di appartenere al comparto, lo rende anche fiducioso di avere un futuro che non è soltanto legato allo stipendio sicuro, ma è anche legato al fatto di essere costantemente professionalizzato grazie all'investimento che fa la pubblica amministrazione sul capitale umano. Secondo me questo potrebbe nei prossimi anni essere un elemento, un fattore di crescita della pubblica amministrazione nel suo complesso. Io mi fermerei qua per lasciare spazio ai colleghi e magari un secondo giro rispondere alle domande. Ripeto, il mio giudizio è assolutamente in questo momento positivo e fiducioso che questa volta si possa dare attuazione più concretamente rispetto al passato, perché ho visto alcuni elementi scritti nella direttiva e poi sottolineati dal collega, che mi sembra che pongano portino degli elementi di fiducia e di attenzione particolare. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Moriondo. Se poi rimane tempo, facciamo un secondo giro, appunto, per dare anche risposta ai quesiti che continuano a arrivare, sono davvero numerosi. Lascio la parola alla dottoressa Narita Settesoldi, direttore delle risorse umane del Comune di Firenze. Buongiorno, Grazie, dottoressa. buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, anch'io volevo cogliere questa occasione che IFEL, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, questa prima occasione ci ha offerto per cogliere lo stimolo che la direttiva ha aggiunto agli altri documenti che si stanno succedendo nel tempo sul tema della formazione. E per sottoporvi alcune delle prime osservazioni, dei primi spunti che la lettura di questa direttiva inserita nel contesto ordinamentale e normativo che ci circonda mi ha suggerito. Ecco, la prima considerazione riguarda il punto di partenza, no? Da cui che il dottor Angeletti ha ben illustrato. Cioè che la nostra formazione nell'ultimo decennio era arrivata veramente ai minimi termini. E diciamo, la considerazione immediatamente seguente è che siamo tutti consapevoli che non basta un'iniezione di risorse finanziarie come dire, e degli strumenti normativi che diciamo, inquadrino la formazione e coordinano la formazione nel contesto generale della programmazione. Ecco, questi due elementi sono, diciamo, delle precondizioni, ma non sono certamente sufficienti a far sì che la leva della formazione riacquisti e interpreti pienamente quella centralità che deve avere sia nello sviluppo delle singole persone che lavorano nella pubblica amministrazione, sia appunto come motore di sviluppo del paese. E quindi se sono delle precondizioni, ma non sono diciamo, elementi sufficienti, forse la considerazione che noi stessi, gli attori a cui la direttiva si rivolge, cioè i dipendenti e i dirigenti che lavorano nella pubblica amministrazione, devono essere il più possibile coinvolti in questa dinamica. Cioè, forse bisogna anche lavorare molto sull'atteggiamento che noi stessi abbiamo nei confronti della formazione e quindi fare sviluppare sempre di più la consapevolezza che la formazione ha questo valore che tutti, diciamo, sulla carta gli riconosciamo, sia il dipendente per il quale la formazione certamente ha un elemento di sviluppo personale e anche di contributo allo sviluppo della sua amministrazione. Ma e qui parlo, diciamo, per me, per i miei colleghi, anche proprio nella classe dirigente, cioè noi stessi dobbiamo riappropriarsi della considerazione del valore della formazione, perché è questo rischio di quando siamo pressati dalle attività, dagli obiettivi di attività da raggiungere, il rischio che consideriamo la formazione quasi, non dico un ostacolo, ma certamente un problema da coordinare insieme a tutti gli altri problemi che affrontiamo, questo rischio secondo me è ancora presente. Quindi,
ben venga l'investimento sulle competenze, sulle soft skill anche della dirigenza, degli apicali, quindi in particolar modo sulla competenza dello sviluppo dei collaboratori, che deve essere, secondo me, una delle competenze appunto distintive, delle competenze necessarie per i dirigenti, sui quali i dirigenti devono essere anche misurati e valutati, come sono valutati sul raggiungimento degli altri obiettivi che le amministrazioni gli pongono. E quindi un'opera da un lato di maturazione di questa consapevolezza e dall'altro anche di inserimento, come in effetti la direttiva a questo punto in alcuni aspetti lo coglie pienamente, quindi coinvolgere i dirigenti proprio come attori al quale lo sviluppo dei collaboratori e della crescita delle competenze dei collaboratori è uno degli obiettivi di tutta la dirigenza, quindi non solo dei dirigenti che si occupano di personale, di risorse umane, ma di qualsiasi dirigente. E così per i dipendenti, cioè anche per i dipendenti l'attività di formazione dovrebbe essere considerata una degli obiettivi esattamente al pari degli altri che vengono assegnati e sul quale vengono valutati. In questa maniera l'inserimento della formazione nel ciclo in generale di gestione del personale e di programmazione dell'amministrazione mi sembra venga completato. Il secondo spunto riguarda la posizione degli obiettivi, cioè mi ha fatto molto piacere che la direttiva ponga degli obiettivi alla fine anche molto, molto concreti, perché questo aiuta a capire quanto sia importante porsi diciamo su questa strada. E di nuovo anche aiuta a collocare la formazione nella prospettiva, nella traiettoria che prima cercavo di evocare. Il secondo spunto riguarda il ruolo della piattaforma Syllabus, che come di nuovo il dottor Angeletti ci ha illustrato, è come dire, un punto di partenza, non l'unico per il raggiungimento degli obiettivi formativi, ma sicuramente uno strumento molto importante. Tanto importante che io mi chiedevo se non era possibile aprire questa piattaforma anche in maniera interattiva, cioè in modo che anche le amministrazioni possano, se del caso, riversarci dei propri contributi di formazione e quindi in qualche maniera contribuire anche a arricchire questa offerta, perché tutte le amministrazioni, penso almeno quelle medio-grandi, si pongono il problema di avere degli strumenti di gestione della formazione digitali che consentono da un lato di erogare la formazione ma anche poi di monitorarla. E quindi da un lato ecco, la piattaforma Syllabus potrebbe per la formazione svolgere quella funzione che il portale del reclutamento svolge per quanto riguarda le attività invece di acquisizione delle risorse umane. Cioè questo è uno spunto insomma, che mi sento di lanciare se potesse trovare una qualche forma di accoglimento. Tra l'altro a questo si collega anche, secondo me, l'importanza di riconoscere in qualche maniera la formazione che rispetta certi requisiti che già le amministrazioni stanno erogando ai propri dipendenti. In particolare mi riferisco alla formazione digitale, perché molte amministrazioni, la mia per esempio, si è posta, diciamo, partecipando anche a quel progetto sperimentale dal quale poi è sorta la stessa piattaforma, si è già posta, diciamo, il tema ovviamente di formare massivamente i propri dipendenti per quanto riguarda le competenze digitali. Quindi sarebbe importante che questa formazione che è cominciata per noi dal 2020, quindi chiaramente in piena pandemia, proprio per rispondere a un'esigenza in quel momento assolutamente pressante, trovasse una qualche forma anche di riconoscimento, di essere convogliata in questa piattaforma. E il terzo spunto è che questo ruolo della piattaforma da un lato, della scuola nazionale dall'altro, è veramente cruciale, perché la formazione che le amministrazioni progettano, erogano al di fuori di questi canali ha spesso un problema di qualità,
e anche di omogeneità nella qualità. Quindi sarebbe interessante poter come dire, dare degli standard di formazione che poi possono portare a una certificazione, come dire, riconosciuta a livello nazionale della formazione organizzata dalle singole amministrazioni. Questo ci aiuterebbe da un lato come spinta verso l'alto, verso appunto la qualità, la migliore qualità della nostra formazione, e dall'altro renderebbe, come dire, creerebbe sicuramente un circolo virtuoso anche al fine di selezionare, no, l'offerta formativa in maniera più strutturata. Un altro spunto, cerco di essere il più veloce possibile, riguarda il tema della valutazione della formazione, che si collega al tema della qualità della formazione che dicevo prima. Perché anche qui la direttiva dà degli spunti importanti che secondo me meritano di essere sviluppati anche, diciamo, nell'ambito di quelle comunità di pratica di cui anche di queste venivano citate. Questo perché misurare la formazione certamente in costo medio sostenuto, in ore pro capite, in percentuale di dipendenti formati è importante, sono indicatori assolutamente utili, però tutti sappiamo che la vera questione è misurare l'impatto della formazione sul miglioramento delle conoscenze del singolo dipendente, ma anche nella ricaduta sulle prestazioni lavorative. E su questo ne parlavamo prima con il dottor Angeletti, ecco, ci sono tanti modelli teorici che sono sicuramente il punto di partenza, ma poi occorre calarli e renderli utilizzabili nelle nostre amministrazioni. Noi, per esempio, come Comune di Firenze abbiamo ritenuto di orientare una parte della formazione proprio per lo studio e l'analisi di come valutare l'efficacia della formazione, perché su questo, diciamo, a parte le rilevazioni quantitative, sentiamo di aver bisogno proprio di sviluppare noi una competenza. Ecco, su questo tema, secondo me, sarebbe importante avere il supporto della funzione pubblica della comunità dei colleghi. L'ultimo cenno che volevo fare era l'importanza della formazione interna, cioè un altro suggerimento, che volevo lanciare è quello di considerare anche la possibilità di erogare, di costruire una formazione per i formatori interni, perché uno dei fattori di successo della formazione è anche quella proprio di essere strettamente connessa all'attività lavorativa delle singole amministrazioni. Questo, per esempio, è una delle indicazioni che le nostre parti sociali in sede di confronto ci hanno sottoposto con maggiore forza. E nella formazione, come dire, teorizzata sulla singola amministrazione, la formazione fatta dai formatori interni può avere, secondo noi, un ruolo molto importante, perché, come dire, aiuta sia i formatori a crescere nelle proprie competenze, sia contribuisce all'innalzamento delle competenze di tutti i colleghi. E qui, anche qui, diciamo, pensare a dei percorsi formativi per i formatori che siano omogenei, certificati e riconosciuti anche a livello nazionale potrebbe essere un ulteriore fattore di successo della formazione. Direi che, ecco, questi, insomma, sono un po' gli spunti che volevo lanciare alla vostra riflessione. Grazie, dottoressa Settesoldi, anche per la sintesi con cui ha trattato l'intervento. Mi sono piaciuti molto gli aspetti della qualità e dell'omogeneità, della qualità della formazione, che sono assolutamente aspetti che devono, sui quali focalizzare anche l'attenzione, sulla questione della valutazione dei percorsi formativi e della possibilità di attivare dei percorsi per formatori, sempre per tornare poi al concetto di qualità e di omogeneità della qualità della formazione erogata. Concludiamo il nostro incontro di oggi con la dottoressa Elena Gamberini, direttore dell'Unione Reno Galleria, e spero di aver detto l'accento correttamente, e vicepresidente Andigel.
Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio IFEL per l'invito. Unione Renogalliera, ma va bene, va benissimo. Io provo a condividere, così vado in modo il più possibile anche insomma, in sovrapposizione rispetto alle cose che chi mi ha preceduto ha detto e che condivido. Quindi vi porto, diciamo così, uno spunto su una taglia dimensionale di enti locali diverse. Io sono direttore di una unione di comuni, 8 comuni per 70.000 abitanti, ma in gestione di un distretto sanitario di 170.000 abitanti. E quindi volevo un po' condividere l'impatto che questa direttiva ha su enti, diciamo, medi o piccoli in gestione associato, anche se non in gestione associata, però qualche spunto di lavoro. Come Roberto Moriondo, insomma, faccio parte di Andiger, che è l'associazione dei direttori enti locali, e nel nostro confronto su tante tematiche, il PNRR ovviamente è quotidiano. Credo che trasversalmente alla direttiva e quindi alla composizione dei punti salienti c'è un tema che è quello della cultura professionale che oggi va assolutamente rivalorizzato perché non è questa la sede, insomma, per dire la fatica che i comuni, soprattutto quelli più piccoli o medi, stanno vivendo per affrontare, insomma, la sfida del PNRR che richiederebbe con anche la direttiva sulla formazione, una poderosa risposta, una risposta veramente molto energica insomma, per un piano triennale della formazione. Quindi alcune cose perché nei commenti avevo letto, non è che la formazione è la bacchetta magica, assolutamente. Quindi alcune dimensioni che io ho apprezzato in particolare della direttiva, cioè rimettere al centro il valore della programmazione. Quindi questo molto semplicemente è il tableau di valore pubblico del PIAO, dell'Unione Renogalliera, approvato a fine gennaio di quest'anno, dove si evidenzia che in un lavoro insomma, dignitoso che è stato fatto dalla Giunta dell'Unione, da me, insomma, dallo staff dei dirigenti degli apicali, si evidenzia dove la formazione del personale, lavoro agile e coordinamento PNRR sono nei primi target di valore pubblico per la dimensione di innovazione e sviluppo. E credo che il lavoro della programmazione sia una delle leve anche di comunicazione interna che possono accompagnare poi un percorso sulla formazione. Le parole chiave, quindi credo questo sia importante. Altrettanto sul lavoro di coordinamento della formazione per un'unione di comuni, ma può essere anche una gestione tramite convenzione, cito 3 atti che sono stati approvati, che poi se eventualmente servono possono essere utili, socializzati. A maggio dell'anno scorso è stata formalizzata l'istituzione di unità di supporto per la gestione del PNRR, cosa che ho visto in tanti enti di grandi dimensioni e anche di dimensioni più piccole, nella cui finalità c'è, tra le tematiche di monitoraggio e di supervisione, anche quella di comporre percorsi formativi sul PNRR e non solo, quindi sul project management piuttosto che la rendicontazione, fatta in modo associato. Questo per consentire sempre questa parola chiave che io ho letto nella direttiva, che è quello di ripromuovere e di rimettere al centro una cultura professionale del dipendente pubblico, quindi recuperare anche questo tema di valore pubblico non solo nel PIAO, ma anche proprio negli strumenti di formazione. E lo si fa cercando di mettere insieme le risorse che negli enti, magari di medie dimensioni, sono veramente pochissime, quindi non abbiamo il dirigente che si occupa della formazione, e quindi va trovata comunque una modalità, quindi attivare anche attraverso una delibera, poi non è certo la delibera da sola che consente il percorso, ma è un insieme di documenti. Così come avere integrato sempre con un atto, può sembrare banale, ma il sistema dei controlli interni per il PNRR diventa anche questo un tema di base per una formazione sul sistema del controllo di gestione, della rendicontazione del PNRR, perché sarà vero che abbiamo fatto poche ore, 3 ore di formazione, diceva il dottor Angeletti, ma sicuramente tantissimi funzionari sulla piattaforma Regis hanno impiegato, diciamo, una formazione forse non rendicontata, che deve diventare invece un valore, va recuperato tutta la stratificazione dei momenti anche di disperazione che abbiamo trascorso sulle piattaforme in elemento di valore che deve essere inserito comunque in un piano triennale. Quindi dal documento del PIAO, che magari gli enti di più piccole dimensioni, non avendo l'obbligo della sezione valore pubblico, a mio modesto giudizio, rischiano poi di perdere invece una dimensione che è proprio quella di mettere anche il percorso formativo, poi ho apprezzato quello della collega del Comune di Firenze, la formazione interna, perché dobbiamo cercare di dare
strumenti e molta concretezza. Il tempo per i cambiamenti organizzativi sappiamo tutti che è quello dei 3-5 anni, però se teniamo l'orizzonte del 2026 del PNRR, già quest'anno approfittare della piattaforma Syllabus, che dà sulle tematiche del PNRR, quindi digitale, transizione ecologica e gestione amministrativa, già dei percorsi formativi strutturati, perché uno dei problemi che credo abbiano gli enti di dimensione media, e forse era una delle domande che era anche nella chat, è anche quella di avere delle figure dedicate poi alla costruzione dei fabbisogni formativi. Nella piattaforma Syllabus, io ne sono stata fruitrice in un'altra unione che ho diretto per tanti anni sul tema delle competenze digitali di base, e con anche il badge che è diventato un elemento distintivo per i dipendenti che hanno seguito la formazione, è anche già questa una risposta. Troviamo un pacchetto di formazione che è stato strutturato già sulla base di fabbisogni, diciamo, medi, e quindi credo che questo sia un ottimo spunto. Quindi lo strumento di programmazione del PA, andare a recuperare, anche se non si ha l'obbligo della sezione del valore pubblico, secondo me è un esercizio importantissimo per le giunte anche di comuni medi, invece andare a mettere il tema del coordinamento del PNRR e le competenze che ne derivano, proprio anche perché di questi tempi tutti siamo stati impegnati nell'adempimento del nuovo ordinamento professionale, abbiamo cercato di rivedere anche le declaratorie dei profili professionali, quindi per esempio in Unione Reno Galliera finalmente sono stati inseriti i profili legati appunto alla transizione ecologica, alla trasformazione digitale, all'archivista digitale, e quindi assolutamente i fabbisogni, l'invito è: non perdiamo tempo a fare gli assessment, che sono una parte importante, ma approfittiamo per esempio della piattaforma Syllabus e cerchiamo di personalizzarla sulla taglia corretta dell'ente in cui lavoriamo. E ricito la delibera di giunta che compone un gruppo di lavoro di coordinamento PNRR, perché nella composizione di questa unità di staff ovviamente ci sono i profili trasversali, quindi la direzione, chi si occupa di personale, il finanziario, l'urbanistica, la trasformazione digitale, le centrali di committenza. È un altro modo per far sì che la formazione diventi veramente, ritorni ad essere, insomma, in modo energico, un elemento trasversale quotidiano, oltre poi a una programmazione che va fatta anche sulla base di quelle che sono le priorità delle scelte del PNRR. L'Unione Reno Galliera ha ad oggi, e poi mancano alcuni dettagli, 50 milioni di euro di finanziamenti PNRR a vario titolo, sulla missione 1, 5 e sugli efficientamenti energetici e la transizione ecologica, e quindi sono risorse importantissime. Il ritmo che deve seguire questa forsennata pianificazione, ci deve essere la cura, nel senso che credo che il ruolo dei direttori, ne abbiamo parlato con Roberto, a prescindere dalla dimensione dell'ente, sia proprio quella di avere la cura del lavoro pubblico. Può sembrare banale, ma credo che oggi, e sempre nella chat mi sembrava di leggere anche riferimenti agli ambienti di lavoro, e invece è importantissimo, perché oggi i dipendenti pubblici sono comunque anche cittadini che sono usciti dalla pandemia. E quindi abbiamo un insieme di dimensioni che vanno recuperate. Le comunità di pratica e la formazione specialistica sono delle occasioni, ma devono essere incardinati in un percorso di programmazione che poi qualcuno cura. Non è che faccio il percorso formativo e poi mando le persone a seguirlo. Ci deve essere tutto un ritorno rispetto agli strumenti che comunque oggi abbiamo. Quindi io mi scuso per le slide, poi se eventualmente possono essere interessanti le metto a disposizione, così come gli atti deliberativi. Lascio lo spazio perché sicuramente ci sono delle conclusioni. Scusate, grazie Elena e grazie a tutti i relatori. Oggi mi permetto di dire è stato un intervento interessante, un incontro interessantissimo. Di solito noi facciamo formazione come scuola IFEL. Oggi invece al centro dell'incontro è la formazione, il valore, la qualità, l'importanza della formazione, il valore del capitale umano delle amministrazioni comunali e comunque in generale delle amministrazioni pubbliche. È stata una mattinata, per me, che mi occupo anche di formazione, è estremamente interessante, e di questo ringrazio i nostri relatori. Nella chat sono presenti moltissime domande che non facciamo in tempo a
vedere oggi, anche perché sono domande importanti e non vorrei soffermare, dare poco spazio anche a questo aspetto, che è un aspetto rilevante degli incontri formativi, informativi che facciamo. Quindi chiedo ai relatori magari la disponibilità per un futuro intervento, anche risponderemo nel caso anche tramite chat. Io vorrei ringraziare veramente i nostri relatori per la qualità dell'intervento di oggi. Ringrazio il dottor Sauro Angeletti, direttore del Dipartimento della Funzione Pubblica, la dottoressa Anna Rita Settesoldi, direttore delle risorse umane del Comune di Firenze, il dottor Moriondo, direttore generale del Comune di Novara e la dottoressa Elena Gamberini, direttore dell'Unione Reno Galliera. Questa volta l'ho detto correttamente. Ringrazio anche gli oltre 620 partecipanti all'incontro di oggi, che hanno posto veramente numerosissimi quesiti. Ci prendiamo l'impegno di rispondere in qualche modo alle domande che avete posto. Ringrazio veramente ancora tutti e vi do un ultimo ringraziamento, scusate, prima di scollegarci, ai colleghi della Scuola IFEL che hanno reso possibile l'incontro di oggi online. Io vi saluto, veramente grazie ancora a tutti e buon lavoro.